Ci troviamo alla 20ª edizione del premio Gianni di Venanzo, un premio internazionale che non è un festival, un premio particolare dedicato agli autori della fotografia cinematografica, perché Gianni di Venanzo è stato uno dei più grandi direttori della fotografia riconosciuto in tutto il mondo. Noi siamo potuti andare avanti soprattutto perché è stata riconosciuta questa figura straordinaria di autore della fotografia. L'associazione Teramo Nostra è impegnata anche in altri settori. Quest'anno abbiamo sottolineato l'integrazione e la solidarietà, perché se non c'è integrazione e solidarietà non c'è nemmeno cultura. Quindi questo aspetto sociale per noi è importantissimo da portare avanti per sottolineare che noi, il popolo abruzzese, è stato sempre un popolo che ha fatto dell'accoglienza una priorità, pur nell'immediato dopoguerra, pur non avendo grandi possibilità economiche, però il popolo abruzzese è stato uno dei più grandi popoli che ha accolto tutti quanti, e questo ci premeva sottolinearlo. Dopo la serata di premiazione, che si svolgerà il 20, che è il clou di tutta la manifestazione finirà l'8 novembre con un concerto alla De Benedictis, perché anche quegli ospiti per noi va rivolta la nostra attenzione, e quindi sono tanti gli eventi che si sono succeduti, presentazione di libri, scenografia, una mostra importantissima alla Pinacoteca Civica dedicata a uno dei più grandi pittori italiani, Giovanni Melarangelo, e sono tante tante. Sono state a tutt'oggi molto seguite, e speriamo che saranno seguite anche le altre iniziative che facciamo. La squadra vincente dei bambini di Betania è uno strumento multimediale che si inserisce nell'ambito delle numerose iniziative portate avanti dal premio Gianni di Venanzo. È uno strumento del quale appunto si parlerà soprattutto per favorire quella che è l'inclusione sociale di diverse realtà che comunque hanno bisogno di aiuto. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale di Teramo è felicissimo di poter contribuire per la 6ª edizione consecutiva ad assegnare il premio speciale Giuseppe Caporale per la fotografia dedicato al rapporto uomo-animale. L'Istituto Zooprofilattico lavora per tutelare la salute pubblica, per proteggere gli animali e per garantire che i cittadini e i consumatori trovino soddisfatte le loro esigenze e le loro aspettative rispetto a quello che il sistema produttivo fa con gli animali e per gli animali. Per noi questa è una grande opportunità, perché noi sappiamo che tutto ciò può passare soltanto attraverso una sensibilizzazione e una educazione, soprattutto delle nuove generazioni, rispetto a temi che interessano sempre di più ai nostri cittadini. Un po' di E non ossigeno ultimo è la possibilità di valorizzare il nostro territorio, sia per le produzioni, sia per le bellezze turistiche, e sia perché è importante poter fare in modo che attraverso queste iniziative l'Abruzzo in generale, Teramo in particolare, venga percepito come un posto dove ci si occupa degli animali, si studiano gli animali, si proteggono gli animali e si favorisce un rapporto positivo fra le persone e gli animali che condividono lo stesso ecosistema.